impalpabili stratificazioni di un divenire temporale infinito e indefinito. Dimensioni che si intersecano nel pensiero dell'uomo che si pone eterne filosofiche questioni sull'esistenza. La poetica espressa dal raffinato linguaggio di Andrea Vizzini ci conduce ad un confronto con il nostro vissuto più profondo, mettendo a nudo la nostra storia esistenziale, trasferendola in un immaginifico scenario cerebrale, che nelle trasparenze del vetro esalta e moltiplica le sue alchimie pittoriche, che raggiungono profondità di campo strutturali, ispirate dalle eccellenze dell'arte rinascimentale, scavando ancora di più nella visione primigenia dell'archetipo, dei miti greci e dell'antica Roma, fino alla più recente ricerca metafisica del Pictor Optimus, Giorgio De Chirico. Tutti questi preziosi insegnamenti rappresentano il punto di partenza dell'artista di origini siciliane, che porta le sue personali ricerche verso una sintesi assoluta che vive nello spazio e nel tempo. Gli elementi che compongono le sue opere rappresentano un paesaggio autoctono visionario, un altrove che oltrepassa il reale come una finestra aperta su un mondo futuro, un metaverso alternativo creato fisicamente, che si coniuga pienamente con i concetti della nostra epoca di ritmi sempre più frenetici. Ma al contrario, però, la pittura di Vizzini pone costantemente in risalto un lato artistico riflessivo e contemplativo che la realtà virtuale tende a tralasciare, in quanto ancora troppo acerba, data la sua recente creazione. Da questi nuovi linguaggi, ancora in fase embrionale, Vizzini coglie inusuali potenzialità senza rinunciare al filo conduttore della storia, raccontandone un'altra parallela, plasmando un utopico mondo ideale dove convivono strade diverse e dove si possono creare infinite ipotesi per una nuova umanità migliorata dall'intelletto, che fa dell'uomo il solo protagonista di queste immense creazioni. Da decenni l'artista si rivolge allo studio della mitologia, ricollocandola in una maniera universalmente ricontestualizzata, molto lontana dal citazionismo superficiale di molti artisti new pop contemporanei. La sua attenzione è rivolta principalmente agli aspetti più profondi della filosofia e dell'architettura, che dalla serie dei miti e degli interni teoretici trova lo spunto per un nuovo e moderno pensiero umanistico. Raffinata è la sua tecnica pittorica che permette di valorizzare la parte anteriore e posteriore del vetro, utilizzata solitamente da artisti come supporto protettivo di quadri o disegni. Vizzini, viceversa, la esalta facendola diventare parte integrante dell'opera, con improvvisazioni coloristiche di smalti texturizzati che alterano positivamente l'idea di base dell'opera,
presentandola come l'eterna evoluzione di una mano computerizzata che contiene nel suo esistere un artistico campo quantico che pone di fronte allo spettatore un luogo immaginario che sembra perpetuare infinite possibilità.